Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come collegare, configurare, aggiornare e sbloccare la VTX HD0 Freestyle V2. Iniziamo con il collegamento, prima di procedere però è sempre meglio mettere l'antenna. Se prendete solo la VTX come ho fatto io non è presente nessuna antenna, per questo motivo userò una TBS Triumph più prolunga IPEX SMA. Dopo aver sistemato l'antenna passiamo alla videocamera FPV, io abbinerò a questa VTX la Runcam V2. Molto bene, siamo pronti per i collegamenti, prendiamo questo cavo che ci viene fornito in dotazione. Poi lo colleghiamo nella parte frontale della VTX. A questo punto possiamo collegare la VTX all'FC, qui possiamo scegliere se collegarla tramite back o in linea diretta con la LiPo. Se optate per il collegamento tramite back è possibile utilizzare un connettore per VTX in digitale del flight controller, prima però è molto importante verificare che i cavi coincidano al pinout, perché potrebbero anche essere disposti in un ordine diverso. Fate riferimento al manuale del vostro flight controller per conoscere l'esatta posizione dei pin e confrontateli con questo schema del cavo. Se non è presente un connettore potete tagliare qui e saldare i cavi direttamente nella scheda, come sempre è importante collegare i RX e TX invertiti tra loro. Dopo aver collegato la VTX spostiamoci su Betaflight per la configurazione. Partiamo dal tab porte, visto che ho collegato la VTX nella UART 3, in periferica attivo VTX MSP più DisplayPort. Poi faccio salve e riavvia. In configurazione mi assicuro che USD sia attivato. Ora posso andare nel tab USD e sistemare tutti gli elementi in base alle mie preferenze. I vari elementi possono essere trascinati e posizionati dove preferiamo. Per quanto riguarda questa pagina non è necessario caricare nessuna VTX table, tutte le impostazioni andranno fatte direttamente dal menu della VTX. A questo punto la Freestyle V2 è configurata e su Betaflight non c'è altro da fare, tuttavia in alcuni casi l'USD non si riesce a visualizzare lo stesso sui visori. Se non riuscite a visualizzare l'USD andate sul CLI e digitate set USD DisplayPort device uguale MSP. Save. Quindi premiamo invio. Adesso procediamo a sbloccare ed aggiornare la VTX, per farlo sarà necessario caricare il firmware sulla microSD del visore HD0 o in alternativa dei moduli VRX. Per quanto riguarda la sequenza, prima si procede allo sblocco delle potenze, poi all'aggiornamento firmware. Se non siete interessati allo sblocco saltate questa parte e andate direttamente all'aggiornamento. Ed eccoci sul sito HD0, andiamo nella pagina download e scendiamo verso il basso fino a trovare Utilities. Per sbloccare la VTX è richiesta una red licenza HAM. Quindi clicco su Unlock Freestyle.zip. Dopo aver scaricato l'archivio zip, lo apriamo e copiamo il file hd0tx.bin nella root della microSD che andremo a inserire all'interno del visore o del modulo. A questo punto per procedere allo sblocco bisogna collegare tra loro VTX e modulo. La porta aggiornamento della Freestyle V2 ha un connettore da 0.8 mm a 7 pin, misura inusuale che richiede l'acquisto di un cavetto a parte. Se vi serve vi lascio il link in descrizione su dove trovarlo. Per completare il cavo basta collegare quello da 0.8 mm che abbiamo comprato su un JST SH 1 mm da 7 pin, come quello che viene fornito in dotazione con il modulo. Nel mio caso è bastato seguire semplicemente il colore dei cavi, tuttavia la vostra sequenza potrebbe essere diversa, quindi prima di procedere è essenziale verificare che lo schema sia esatto. Possiamo iniziare, durante questo processo vi consiglio di utilizzare una ventola per mantenere bassa la temperatura della VTX, perché tende a scaldarsi in modo piuttosto veloce. Adesso sarà sufficiente alimentare il modulo VRX e partirà lo sblocco della potenza, non è necessario alimentare la VTX in quanto viene alimentata direttamente dal modulo VRX. Lo sblocco è un processo molto veloce, quando sul visore compare questa scritta potete scollegare la VTX. Una volta terminata questa fase è obbligatorio alimentare la VTX per far concludere il processo di sblocco. Quindi scollego il cavo aggiornamento e collego la VTX su un flight controller proprio come se fosse pronta per essere utilizzata. Ora alimento il sistema tramite batteria.
Come avete visto, il LED blu ha lampeggiato alcune volte e poi è rimasto quello rosso. Questo significa che possiamo considerare lo sblocco terminato e completato con successo. A questo punto procediamo con l'aggiornamento. Ritorniamo nella pagina download del sito HD0 e andiamo su VTX Firmware. Qui scarichiamo l'ultimo firmware disponibile. Come possiamo notare, all'interno dell'archivio zip sono disponibili tutti i firmware per le varie VTX. A noi interessa quella della Freestyle V2, quindi apro questo archivio zip. Ora trascino fuori dall'archivio il file hd0tx.bin. Ok, siamo pronti, la microSD con il firmware è inserita nel modulo e posso procedere. Anche questa volta vi consiglio di utilizzare una ventola per mantenere bassa la temperatura della VTX durante l'aggiornamento. L'aggiornamento dura qualche minuto. Quando sul visore compare questa scritta, posso considerare la VTX aggiornata e scollegarla. A questo punto la VTX è sbloccata e aggiornata. Ricordate di aggiornare anche gli occhiali e il modulo VRX all'ultima versione disponibile. Se occhiali e VTX hanno versioni diverse del firmware, potrebbero non funzionare in modo corretto. Per concludere vi ricordo che se volete entrare nel menu della VTX per fare le varie configurazioni, dovete mandare gli stick del radiocomando in questa posizione, ovviamente a drone disarmato. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.